Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo webinar URMET del 2022, nel quale parleremo di Yokis e delle sue importanti novità. Mi presento, sono Giorgio Garzino, mi occupo di formazione per quanto riguarda il catalogo URMET e sarò il relatore di questo webinar. Prima di entrare nel vivo, alcune informazioni di carattere generale. Per chi ci sta seguendo da PC e da tablet, può rivolgerci delle domande direttamente dalla chat. In quanto essendoci un alto collegamento, un'alta affluenza di pubblico, non è possibile dare la parola a tutti. Però potete formularci delle domande direttamente dalla chat. Per chi è collegato da PC, nella dashboard troverà proprio la voce domande e potete scriverci e il nostro team cercherà di rispondere. Per chi invece è collegato da un dispositivo mobile, trovate l'iconcina punto interrogativo e anche lì potete mandarci le domande e saremo felici di darvi una risposta. Se le domande, insomma, data l'alta affluenza, se non riuscissimo a rispondere a tutte le domande in giornata, comunque durante il webinar, nei giorni successivi sarete contattati o vi contatteremo direttamente per darvi supporto e quindi per chiarirvi eventuali dubbi. È un webinar dal vivo, come potete notare. Se ci fossero problemi di disconnessione, per poter riaccedere normalmente al webinar è sufficiente cliccare sul link che avete ricevuto durante l'iscrizione e sarete nuovamente immessi al webinar senza ulteriori passaggi. Abbiamo messo anche della documentazione a disposizione, da scaricare, dall'area download, tra cui la presentazione e altri documenti che sicuramente potrebbero essere utili per ulteriori approfondimenti. Durante il webinar proprio formuleremo anche dei semplici sondaggi, come ormai è nostra prassi, a cui siete invitati a rispondere selezionando la risposta che ritenete più opportuna e magari commenteremo anche insieme. Perfetto, direi di iniziare a questo punto e entrare nel vivo. Ok, durante questo webinar praticamente parleremo dell'integrazione, quindi di una novità ulteriore, che sono gli smart switch, ossia la serie connessa con l'inestetica NEA. Durante questo percorso sarò accompagnato da un collega che vedete al mio fianco. Buongiorno Daniele. Buonasera, buonasera Giorgio. Innanzitutto volevo presentarmi, quindi benvenuti a tutti. Io sono Daniele Crispo, un consulente tecnico-commerciale che opera nella filiale del Lazio ed Umbria. Prima di lasciarti la parola, Giorgio, avevo esattamente, grazie della slide, volevo parlarvi di Urmet Premiati, è un'iniziativa di Urmet che premia gli installatori. Quindi è sufficiente scaricare l'applicazione per chi ancora non l'avesse fatto, chiaramente è disponibile sia sull'Apple Store che sul Play Store di Google. Fare una piccola registrazione e da qui si può iniziare a raccogliere punti. Come bisogna fare? All'interno di una vasta gamma di prodotti sono presenti dei bollini con il marchio Premiati, dove ci sarà un QR code ed è sufficiente scansionare con lo smartphone i QR code ad accumulare punti. A fine iniziativa, che comunque è stata prorogata per tutto il 2022, direttamente l'utente potrà collegarsi sempre sull'applicazione nel catalogo online, scegliere un qualsiasi premio a disposizione e ordinarlo online e le verrà spedito gratuitamente a casa. A questo punto, se mi permetti, vorrei lanciare un primo sondaggio conoscitivo, in modo tale per capire gli installatori se sanno, ecco, di cosa andremo a parlare. Sì, Allora, se è un certamente. cliente, ecco qua, vedete la schermata, se è un cliente che utilizza Yokis, vi ricordo che potete selezionare solamente una voce soltanto. Sì, utilizzo Yokis esclusivamente quelli filari. Sì, utilizzo Yokis principalmente la gamma radio. Sì, utilizzo entrambe le soluzioni. Oppure no, non ho mai utilizzato Yokis. Vi lasceremo più o meno una decina di secondi per poter rispondere a questo primo sondaggio. E poi vedremo insieme a Giorgio le percentuali di risposta. Facciamo Commentiamo ancora insieme, volentieri. sì, qualche altro secondino. Che dici, Giorgio? Sì, direi Vediamo. che la maggior parte ha già espresso la propria preferenza, quindi direi di chiudere il risultato. Perfetto, allora sì, ok, vedo una grossa affluenza, si utilizza entrambe le soluzioni, quindi sia quelle filari che quelle radio. E mi piace anche questo 29% di non ho mai utilizzato Yokis, quindi secondo me
ci sono anche persone che conoscono magari Urmet ma non si sono mai addentrate nel nostro sistema Yogis, quindi è anche interessante poi interagire poi con questi installatori che non hanno mai utilizzato Yogis. A questo punto lascio a te la parola e buon webinar. Ok, grazie Daniele, direi di chiudere il sondaggio. Entriamo un attimino nel vivo, quindi a questo punto anch'io come Daniele sono, diciamo, tra virgolette, mi fa piacere che effettivamente c'è qualcuno che non ha ancora avuto modo di utilizzare Yogis e quindi sarà un'occasione per presentare, quindi non solo a questo punto le novità, ma a questo punto facciamo bene a partire con una presentazione generale su quelle che sono le caratteristiche. Allora, diciamo che dalla collaborazione tra Simon Urmet e Yogis, ok, quindi tra la loro integrazione, nasce questa nuova serie, questi nuovi frutti smart della linea NEA. Permettono quindi di utilizzare più funzionalità, quindi implementare ciò che è, insomma, sono le caratteristiche di Yogis con le performance estetiche di Simon Urmet, implementando quindi tutto ciò che riguarda la temporizzazione di luci, gestione di elettroserrature, sistemi di irrigazione, automatismi e tapparelle, cioè qualunque, diciamo, comando che richiede un contatto in scambio, perché alla fine Yogis, nonostante, insomma, si parla di smart home, si parla di contatti in scambio, quindi semplicità di utilizzo e di installazione, ma permette quindi non solo di comandare il singolo attuatore, ma creare quindi dei comandi centralizzati sia in ambito filare che radio, che combinazioni ibride, sfruttando entrambe le modalità. Questi nuovi comandi smart innanzitutto sono configurabili anche direttamente utilizzando la Yogis Pro, che è l'app Yogis dedicata l'installatore professionista, di cui parleremo anche dopo, daremo qualche indicazione, giustamente, e vediamo un attimino cosa, durante questo webinar, vediamo un attimino di cosa stiamo parlando. Ormai Yogis, quando si parla di Yogis, ormai la figura è quella dell'impianto elettrico connesso. Ogni anno abbiamo sempre abbiamo aumentato il livello di integrazione, quindi aggiungendo ciò che era la smart, il comando smart di una semplice luce, di una semplice tapparella, abbiamo integrato tutta una serie di soluzioni che permettono non solo all'utente finale, ma all'installatore di cimentarsi con le molteplici, diciamo, gamme di prodotti di Urmet. Quindi abbiamo integrato più soluzioni. Vediamo un attimino qualcuno, un piccolo, diciamo, riassunto di ciò che è Yogis per quanto riguarda il mondo connesso. Le soluzioni Yogis, quindi è una soluzione di smart home, quindi non si parla di domotica, in quanto magari è un ambito più vincolante, più difficile, magari parlando di domotica, magari si parla di, viene in mente subito una soluzione di particolare dove dobbiamo già preventivare, progettare un impianto a monte. Qua vedremo che praticamente grazie all'introduzione dei micromoduli andiamo a gestire tutta una serie di attuazioni, tra cui per quanto riguarda le tapparelle, abbiamo a disposizione un modulo che gestisce direttamente dei moduli tapparella a 230 volt per quanto riguarda la versione da incasso verde che vediamo, ma possono anche essere pilotate delle tapparelle a 12-24 utilizzando il modulino in barra DIN. Anche per quanto riguarda l'illuminazione, ok, in questo modo possiamo usufruire di due moduli relè. Quello a sinistra è un relè multifunzione che vedremo poi dopo che può essere programmato, quindi lo stesso modulino può agire da relè passo passo, impulsiva, temporizzatore, in più variando la stessa funzione a seconda della trasmettitore del pulsante che andiamo a utilizzare. Dopodiché, sempre per quanto riguarda l'illuminazione, abbiamo un modulino che effettua la dimerazione, quindi di carichi dimmerabili, ma può essere anche utilizzato, grazie sempre alla programmazione, come se fosse un classico contatto on off, quindi stiamo effettuando una ristrutturazione, non abbiamo cambiato le lampade dimmerabili, momentaneamente facciamo lavorare il dimmer come un semplice relè on off. L'integrazione prosegue anche in ambito delle automazioni, dove oltre al modulo MAU, quindi modulo automazione universale, che permette di gestire direttamente un'automazione non solo con il classico comando di apertura chiusura, ma anche parzializzazione e temporizzazione. In più, se l'automazione fornisce anche uno stato impianto, dall'applicazione, se usata direttamente su mobile, andiamo a vedere effettivamente se il cancello è aperto o non è aperto. Lo stesso modulo relay multifunzione, se programmato in modalità impulsiva, niente vieta di collegarlo all'ingresso chiave, quindi
andiamo a espandere magari un'automazione che non era ancora smart con un semplice relay radio. La soluzione smart prosegue anche in ambito di termoregolazione grazie al nostro pronto termostato, il Termarp, che è una soluzione che può funzionare anche in modalità standalone, quindi è alimentato a batterie e quindi non richiede un'alimentazione esterna, quindi può essere posizionato dove realmente ci serve, e in più grazie al trasmettitore integrato può andare a comandare uno dei moduli Yokis presenti all'interno dell'impianto, quindi sfruttando anche questo una modalità radio. Per quanto riguarda i trasmettitori, quindi essendo tutti moduli relay a 230 volt radio, possono essere comandati non solo da un pulsante locale, non solo da una centralizzazione filare, ma anche dai trasmettitori radio che a seconda delle necessità possiamo andare a utilizzare, dalle versioni da incasso, alle versioni da appoggio, da tavolo oppure ai classici telecomandi portatili. L'integrazione, chiaramente, nel momento in cui si parla di una casa smart, vogliamo dare anche sicurezza al nostro utente finale. E quindi cosa abbiamo integrato? La nostra centrale anti-intrusione wireless, la Zeno, okay, che è quella che vedete qua nell'immagine, che è una centrale radio con doppio vettore di comunicazione, quindi 4G e IP, e il quale permette di gestire fino a 50 rilevatori radio, quindi dal contatto magnetico al PIR, al sensore porta e quant'altro, liberamente, quindi pilotabile, quindi azionabile, parzializzabile direttamente dall'app Yokis. L'integrazione è proseguita anche nell'ambito della videosorveglianza, quindi ulteriore passo verso la sicurezza, potendo integrare la gamma di telecamere smart IP sia da interno che esterno, che vedete appunto nell'immagine. Quindi direttamente, quindi dall'applicazione di gestione smart, possiamo andare a interrogare flussi video, vedere delle registrazioni come fosse una videosorveglianza veramente professionale. Aggiungendo un dispositivo che è il nostro gateway, il nostro Yokis Hub, diamo la possibilità all'utente finale di controllare il proprio impianto anche da remoto, quindi non solo quando è comodamente seduto sul divano, andare a pilotare delle luci, lanciare uno scenario domotico o una centralizzazione, ma magari anche lui in ufficio si ricorda di aver lasciato la tappa rialzata, può abbassarla o controllare lo stato del proprio impianto. Grazie allo Yokis Hub, quindi possiamo realmente connettere il nostro impianto, renderlo connesso e a questo punto sfruttare ciò che il mercato ci propone, ossia gli assistenti vocali. Attualmente quelli che sono integrati sono Alexa, ok, direttamente, e poi l'assistente di Google, ossia il Google Home. Ai comandi, diciamo, touch dell'applicazione, ai comandi locali filari, ai trasmettitori radio, quindi andiamo a implementare anche la possibilità di attivare e accendere una luce, abbassare, alzare una tapparella, impostare una temperatura, insomma sfruttare tutto ciò che il mondo delle assistenti vocali ci permette di farlo comodamente seduti, anche direttamente non essendo presenti in abitazione, ma semplicemente con un cellulare. La soluzione smart, ok, chiaramente non poteva toccare ciò che è il nostro fiore all'occhiello, ossia la videocitofonia. Abbiamo la possibilità quindi di utilizzare Yokis Inside, quindi questa dicitura significa che all'interno del nostro videocitofono smart abbiamo sia un trasmettitore radio che la possibilità quindi di utilizzare anche l'app dedicata, quindi doppia integrazione, ma anche nella videocitofonia a due fili e nel two voice abbiamo la possibilità di sfruttare ciò che è o l'applicazione integrata o dei trasmettitori, oppure la possibilità di sfruttare dei contatti puliti presenti sul nostro videocitofono per azionare attraverso dei trasmettitori dei moduli di radio liberamente, senza quindi modifica di impianto. Poi l'ultimo, insomma, in ordine di novità che abbiamo presentato era il modulo per il controllo carichi, che è quello modulino che vedete in basso sulla destra, che ci dà la possibilità di controllare i carichi presenti all'interno dell'abitazione, impostare fino a 8 livelli di priorità e in base all'impostazione che andiamo a gestire andrà a staccare o riagganciare il carico con le tempistiche impostate. In più lo stesso controllo può anche avvenire direttamente da cellulare. Sì, Daniele, che dici? Sì, vorrei lanciare un secondo sondaggio a questo punto, sì, magari così rendiamo un pochino partecipi anche gli installatori. Certamente.
Allora, lo Yogis Hub è sempre necessario? Quindi vi ricordo sempre di selezionare solo una voce. Sì, no, sì se voglio utilizzare i telecomandi e le centralizzazioni, sì se voglio utilizzare l'app Ino o creare scenari domotici. Vi lascio qualche secondino per pensarci un attimino, poi commentiamo insieme le risposte. Assolutamente. Ancora qualche secondo. Vai Giorgio. Sì, direi che possiamo chiudere il sondaggio, vedere un attimino i risultati. Ok, perfetto. Ok, chiaramente la risposta corretta è sì, se voglio utilizzare l'app Ino o creare dei scenari domotici, chiaramente. Senza l'app puoi sì utilizzare il sistema, ma fine a se stesso, quindi dentro casa con telecomandi se fa la parte radio o direttamente con i pulsanti se facciamo la parte filare. Assolutamente, assolutamente sì. Anche perché ricordo che praticamente per quanto riguarda giusto la centralizzazione non è necessario l'hub, in quanto l'hub è quell'oggetto connesso, che quindi mi permette di creare scenari domotici, oltretutto legati a eventi temporali, quindi schedulare un evento tutti i giorni alle ore 10, oppure un giorno a settimana, oppure estemporaneamente l'attivazione di uno scenario domotico composto di abbassamento della tapparella, accensione delle luci o impostazioni da determinata temperatura. Quindi è corretto, la maggior parte di noi ha risposto correttamente. Ok, possiamo chiudere il sondaggio, a questo punto passerei nuovamente la parola a te. Se mi permetti, vorrei fare io una piccola premessa su ciò che andremo a spiegare questa sera su questi smart switch. Quindi magari vai avanti di una slide, così intanto facciamo... Perfetto, grazie. Allora, questi frutti, come potete ben vedere, sono è una gamma su estetica Simon Urmet, ok? Quindi sono adatti ad ogni contesto architettonico e alla fine è sufficiente sostituire nell'impianto esistente i frutti, quelli tradizionali, con questa nuova gamma e rendere quindi l'impianto tradizionale in un impianto smart, ok? Poi chiaramente poi la linea, adesso andiamo a vedere su cosa, come si suddivide diciamo questa nuova gamma, di cui abbiamo esattamente dei dispositivi ibridi, quindi sia cablati che wireless, sia per il controllo luci che per il controllo delle tapparelle. Abbiamo i dispositivi radio per il comando, quindi remoto di luci e remoto per tapparelle, oppure direttamente i dispositivi cablati per centralizzazione di luci e centralizzazione di tapparelle. Andiamo a vedere le caratteristiche comuni, quindi come abbiamo detto sono integrati in estetica NEA della Simon Urmet, copritasti intercambiabili, quindi vi verranno diciamo già forniti con gli inserti di colore bianco opaco, ma nella confezione già troverete gli inserti di colore nero opaco, in quale ci fosse la necessità di dover avere i frutti di colore antracite. Sono dotati di LED blu, quindi per l'individuazione al buio, e di un LED rosso per la programmazione, che poi successivamente vedremo dopo. Il tutto configurabile attraverso lo Yogis Pro. A questo punto, Giorgio, lascio la parola a te, così possiamo interagire. Entrare nel vivo. Perfetto. Esattamente. Grazie, Daniele. Io direi a questo punto di vedere un attimino le caratteristiche di questi modulini. E questo un attimino l'esploso, la composizione della nuova gamma di smart switch. Praticamente la gamma si compone di un modulo relè, quindi l'attuatore, che chi ci conosce intravede già nella sigla MTR, quindi questo è il modulo relè che gestisce fino a 1300 watt, radio, già implementato di un pulsante locale, e noi lo inseriamo all'interno del contesto luci, ma in realtà essendo un modulo relè vedremo che può andare a comandare qualunque attuazione dove si richiede un contatto a scambio. Il secondo modulo è il modulo tapparella connesso anch'esso con comando locale, in questo caso doppio, poi anche qua tapparella con l'iconcina direttamente raffigurante. Dopodiché abbiamo ancora realizzato quelle che sono, che cosa finalmente a grande richiesta, i trasmettitori radio. Questi sono dei trasmettitori radio, quindi che si affiancano alle attuali gamme delle versioni da incasso, su estetica NEA, ok, sono dei comandi direttamente configurabili,
dove abbiamo praticamente nel copritasto già la serigrafia con l'on-off, quindi già un'indicazione della funzione. Premetto che in realtà l'on-off sono per comodità, ma in realtà possiamo andarli a programmare, vedremo in base ai comandi, alle funzionalità che ci interessano. La stessa versione, oltre a on-off, c'è con l'up and down, quindi i due triangolini, quindi tipicamente utilizzati a livello di indicazione per abbassare e alzare le tapparelle, e dopodiché sempre con estetica NEA abbiamo realizzato che cosa? I pulsanti per centralizzazioni filari. Dalla sigla BR12M già magari qualcuno che ci conosce capirà che abbiamo già integrato all'interno di questo frutto una determinata funzione. Quindi sono due pulsanti che permettono la realizzazione di centralizzazioni filari per quanto riguarda luci e tapparelle o qualunque tipo di comando che richiede. Ricordo, come ha detto già giustamente Daniele, che a corredo di ogni singolo modulo troviamo la stessa versione di pulsante nella versione antracite, e come vedete anche lì il contrasto di indicazione LED blu con il colore veramente fa un effetto altamente veramente gradevole, oltre che l'utilità stessa della funzione. Vediamo un attimino nel vivo. Io partirei a questo punto nel parlare per quanto riguarda questi trasmettitori, ok? È un trasmettitore, quello che vedete sulla destra, il 5454815, quindi codice IOKIS, è un trasmettitore radio con doppio pulsante non interbloccato su serie civile NEA per attuazioni radio di luce luce automazioni. Quindi in realtà lui è un telecomando, quindi anche se magari viene da legarlo all'attuazione di un punto luce, in realtà lo possiamo veramente associare a qualunque tipo di comando che vogliamo fare per un modulo ricevitore. Grande caratteristica è il fatto che non è più necessario quindi la sostituzione delle batterie, non ha batterie a bordo le classiche CR2032, ma andiamo a collegare direttamente l'alimentazione a 230 volt. Ok, è radio, quindi è un trasmettitore, quindi permette di controllare veramente qualsiasi tipo di attuatore IOKIS, è connesso, quindi se all'interno dell'impianto andiamo a inserire uno IOKIS Hub, l'utente finale attraverso l'applicazione INO può comandare da remoto i nostri attuatori. È dotato di un pulsante doppio interbloccato, ok, legato tendenzialmente al comando di accensione e spegnimento, e a livello di caratteristiche funzionali riprende quelle che erano il tradizionale trasmettitore d'incasso, le due BPP che vediamo qua sotto, quello verde, dove c'è il comune, i due ritorni che permettono di fare due attuazioni radio. A livello di funzionalità, quindi riprende a livello base, senza programmazione, la possibilità di effettuare con comando l'accensione e spegnimento, che è la funzione di default nel caso di un relè classico MTR 1300, oppure impostare delle ulteriori funzioni, quindi non utilizzare il comando, legarlo solamente all'accensione e allo spegnimento. Quindi liberamente programmabile come avviene con il classico trasmettitore da incasso e due BPP. Vediamo un attimino, la stessa versione, ok, della BE2BPP, cioè nella versione up and down, quindi con la serigrafia differente, ma essendo un trasmettitore, quindi ha le stesse identiche caratteristiche della versione del fratello dove c'è l'on-off, quindi anch'esso è alimentabile, è alimentato da tensione di rete 230 volt, anch'esso permette di pilotare in realtà qualsiasi tipo di attuatore, anche se per indicazione alle due frecce riporta un comando tapparella, ma in realtà, ripeto, è un trasmettitore, quindi noi attraverso le modalità di programmazione che permette possiamo associare veramente qualunque tipo di comando che è svincolato magari dalla grafica della serigrafia. È connesso quindi all'interno dell'ecosistema IOKIS, doppio pulsante non interbloccato, ma soprattutto anch'esso riprende le caratteristiche delle due BPP, quindi se associato a un relè tapparella permette di effettuare i classici comandi, quindi con un singolo pulsante, se magari ne abbiamo solamente uno, di effettuare il classico salita, arresto, discesa, oppure un comando di posizione intermedia, salita, arresto, discesa, arresto, quindi liberamente programmabile. Altra novità, ok, per chi praticamente deve implementare la funzione nelle installazioni filari, è il BR12M on-off. È un frutto con pulsante doppio, quindi con serigrafato l'on-off, su serie civile NEA, ormai è questo, l'abbiamo capito, ed è un comando filare sia locale che centralizzato per il controllo di illuminazione attuatori. Quindi lo possiamo veramente collegare a qualunque tipo di modulo attuatore.
e quindi permette la centralizzazione attraverso il filo pilota, in quanto integra all'interno l'accessorio R12M. Per chi ci conosce sa che l'accessorio R12M è quell'accessorio che, se collegato a un pulsante, quindi un contatto pulito, permette attraverso un unico pulsante o un pulsante doppio di far riconoscere al modulo il comando di salita o il comando di discesa attraverso le variazioni di tensione. Un pulsante doppio non interbloccato, vediamo un attimino quelle che sono le caratteristiche tecniche e soprattutto i morsetti presenti dietro questo modulo, questo frutto. Abbiamo chiaramente è un frutto alimentato a 230 volt, per comodità abbiamo inserito due fili che, dove possiamo collegare la linea della fase, due fili per dove possiamo collegare per comodità l'entra e esce il neutro, e dopodiché abbiamo due fili, due morsetti chiamati R, dove andremo fisicamente a collegare il filo pilota per la centralizzazione. L'omologo, ok, con le indicazioni per la gestione delle tapparelle, andremo a realizzare quindi con questo modulino che cosa? Dei comandi filari attraverso la centralizzazione del filo pilota per comandare direttamente delle tapparelle. Anch'esso, come il fratello dell'on-off, è alimentato a 230 volt e ha i due morsetti per collegare praticamente i fili della centralizzazione, quindi classico filo pilota. Dopo abbiamo inserito comunque delle slide con degli schemi di collegamento dove mostreremo la differenza di utilizzo tra un contatto pulito e l'accessorio R12M e questo frutto dove integra già direttamente questo accessorio. Vediamo un attimino di entrare un attimino con alcune caratteristiche per quanto riguarda il modulo relè connesso. L'MTR 1300 EBRP, ok, un modulo relè, ok, con pulsante già a bordo, con l'indicatore di stato LED blu, quindi per elemento acceso, che diventa di colore rosso nel momento in cui entriamo in programmazione, ed è ibrido, quindi molto importante, come il fratello da incasso, l'MTR 2000, è un modulo ibrido, quindi può essere comandato direttamente da un pulsante locale, quello che è a bordo, da un pulsante esterno, ma anche da un trasmettitore radio. Anche se connesso, quindi se all'interno dell'installazione abbiamo uno Yoki Sub, possiamo andare a pilotarlo direttamente attraverso il nostro smartphone e l'applicazione Yoki Sino. È dotato di un ingresso locale BP, dove effettivamente l'ingresso locale BP è quell'ingresso dove chi ha già montato questi modulini, era l'ingresso dove tra fase e BP andiamo a collegare il nostro pulsante locale, che può essere un classico contatto pulito della serie NEA, oppure può essere il contatto smart che abbiamo visto prima per il 5454817 per andare a fare l'attuazione fisica. Vediamo un attimino a livello di caratteristiche quali sono quelle di questo modulo. Come per quanto riguarda l'MTR 2000 RP, da cui eredita tutte le funzionalità, permette che cosa? Di essere programmato, ok, per diventare non solo un temporizzatore, con degli step intermedi che vanno da 2 secondi a 4 ore, quindi possiamo renderlo direttamente un timer. Abbiamo la possibilità anche di aggiungere ulteriori funzioni come la durata prolungata, dove con una premuta automaticamente questo relè commuta per 12 ore, poi al scadere 12 ore ritorna stato di riposo. Quindi immaginiamo magari un capannone dove c'è un via vai, vogliamo essere sicuro che venga spenta la luce alla fine dell'attività lavorativa, ok, si può impostare questa funzione. All'interno delle funzioni, chiaramente come per l'MTR 2000 ERP, abbiamo la possibilità di abilitare la memoria dello stato corrente, quindi in caso di assenza rete, al ritorno della tensione, possiamo scegliere se far ritornare lei nella funzione precedente oppure andare allo stato di riposo, quindi a seconda di viene collegato. Se gli abbiamo collegato ad esempio un frigorifero, un mini frigo, chiaramente voglio che quando torna la corrente il modulo riaccenda praticamente il mio dispositivo. Ha tre modalità di funzionamento: può essere in modalità istantanea, che è quella di default, può essere reso impulsivo, quindi un comando che si chiude per mezzo secondo, oppure può essere attivata una funzione molto carina che è la funzione lampeggiante. Vi faccio solo un esempio: questa funzione lampeggiante è una funzione dove, se quando questo modulino riceve un comando radio, per 30 secondi chiude il contattino a bordo. È una funzione che può essere utilizzata, ad esempio, nel nostro monitor to voice, il V-modo, c'è proprio una funzione attivabile a ripetizioni di suoneria, dove
poiché c'è un trasmettitore radio all'interno del bimodo, possiamo attivare che quando suona il monitor parte una trasmissione radio, arriva al mio modulino e per 30 secondi, se collegato una lampada, si accende e si spegne. Quindi immaginate magari una funzione per audiolesi che non sentono il campanello, vedono comunque una luce che lampeggia, quindi una funzione veramente utile. Vediamo un attimino a livello di collegamenti, mantiene le stesse caratteristiche dell'MTR2000, quindi è un relè a 230 volt, quindi deve essere alimentato, sia per a livello di funzionamento che a livello di programmazione. Ha due morsetti C1 e C2 che erano gli stessi degli altri moduli, dove andremo a collegare un carico, e un contatto normalmente aperto, come vedete, e possiamo pilotare un carico massimo di 1300 watt. Infine altri due morsetti, ok, un morsetto R, dove possiamo andare a collegare, se presente, il filo pilota della centralizzazione filare. Come vedete già nello schema che è stampigliato sul modulino, abbiamo già inserito il simbolino del diodo. Questo è il D600V che normalmente noi andavamo a inserire per svincolare il comando locale che non andasse a pilotare gli altri moduli. Infine il morsetto BP, dove fisicamente possiamo andare a collegare un ulteriore comando oltre a quello già presente nel modulino. A livello di caratteristiche, giusto per indicarne qualcuna, ha una corrente di uscita tipica di 6A e un trasmettitore che, come tutti i moduli IOKIS, lavora con protocollo proprietario con una frequenza di 2,4 GHz e soprattutto, essendo un frutto, è da interno, quindi con una temperatura di funzionamento che va da meno 20 a più 40 e un grado di protezione IP20, quindi essendo un frutto della serie civile, chiaramente va integrato all'interno del supporto NEA. Vediamo un attimino, ok, ho indicato esattamente che questo, il disegno, è proprio il diodo che è il D600V che andavamo ad inserire per far sì che il comando locale pilotasse solo il modulino qui al connesso. Vediamo un attimino a livello di collegamento reale, un principio, un esempio di utilizzo. Per farlo funzionare, chiaramente cosa andiamo a fare? Andiamo a collegargli l'alimentazione, ok, a 230 volt su L linea neutro. Abbiamo i contatti C1, C2, dove andando a fare un ponticello con la fase andiamo a pilotare la nostra lampada. Nel morsetto BP possiamo andare a collegare dei pulsanti opzionali e soprattutto nel filo R possiamo andare a collegare che cosa? Un comando filare centralizzato. Quindi con un unico filo, senza accessori esterni, possiamo andare a inserire il nuovo BR12M per realizzare un comando locale che azionerà il modulo integrato all'interno del nostro MTR. Niente vieta chiaramente di sfruttare tutte le caratteristiche di questo modulo radio andando ad abbinare anche dei telecomandi. E come sapete, il telecomando può andare a comandare uno specifico modulo oppure può essere associato a un comando radio centralizzato. Ma a questo punto l'espansione la possiamo fare come? Realizzando, grazie al nostro nuovo trasmettitore a 230 volt su serie civile NEA, ossia la BE2BPP, realizzando una centralizzazione, un comando singolo direttamente radio con la stessa estetica del nostro modulo attuatore, quindi in maniera totalmente libera e automatica. Sì, Daniele? Sì, Giorgio, scusami, volevo aggiungere un dettaglio fondamentale che sarà di prossima uscita anche il modulo smart dimmer, in modo tale che sarà affiancato quindi a tutta la gamma che stiamo presentando. Basta, questo era importante dirlo comunque sia, perché sennò magari abbiamo visto accendi on e off, tapparella, però dici il dimmer, e il dimmer è di prossima uscita. Sta arrivando. Grazie Daniele della precisazione. E come codice sarà 5454813, quindi è di prossima uscita. Vediamo un attimino quello che è praticamente l'altro modulo, che è il modulo tapparella. Anche esso, il modulo tapparella, ok, è un pulsante, quindi un frutto della serie civile nera, con due pulsanti doppi non interbloccato, dedicato per il controllo delle tapparelle motorizzate. Quindi come per il fratello da incasso, il fratello da barra DIN, è compatibile con motori tapparella a 230 volt, funzionanti a 3-4 fili, in maniera veramente diretta. Anche esso è ibrido, quindi può essere utilizzato direttamente in modalità radio o in modalità filare. Può essere reso connesso se inserito in impianto con gli occhi sub. Ha un ingresso locale per il pulsante del comando locale, oppure può essere comandato dal centralizzato filare.
pulsante doppio non interbloccato, ma soprattutto a livello di caratteristiche eredita tutte quelle che erano le peculiarità del MVR5000RP, ossia la possibilità di impostare tutta una serie di funzioni che vanno dal realizzare la posizione intermedia, quindi uno step a scelta, una posizione preferita che c'è tra l'apertura e la chiusura, ma permette anche di impostare una schedulazione quotidiana impostando due comandi a orari prestabiliti, uno per l'apertura e uno per la chiusura. Vediamo un attimino quelli che sono i collegamenti. Ok, perfetto. Ricordo sempre che tutti i relay Yoki sono relay, quindi attuatori alimentati a 230 volt. È dotato quindi anche oltre dell'alimentazione, quelli che sono down e up sono le uscite per il comando di up, di salita e di discesa del nostro modulo tapparella. Quindi due dei tre fili, quindi salita e discesa, verranno collegati rispettivamente su down e up. Sono contatti puliti, quindi significa che a riposo non esce tensione e possono essere collegati tapparelle, quindi pilotare tapparelle fino a 500 watt. Dopodiché hanno due ulteriori mossetti che sono l'MN, che è il terzo filo, quindi è il filo neutro della tapparella, quindi MN, down e up sono i tre fili che noi porteremo dal nostro motorino, quindi dalla nostra tapparella motorizzata. Infine l'ultimo morsetto, il morsetto R, è il filo che è il morsetto che possiamo utilizzare nel caso in cui vogliamo anche realizzare un impianto veramente ibrido con comando locale filare. A livello di caratteristiche, quindi sempre 2,4 GHz, sempre un frutto d'interno e quindi un grado di protezione IP20, quindi questo è molto importante. Qua anche c'è uno schema di collegamento che mostra un collegamento tipico, come vedete non c'è niente di complicato, è sufficiente portare l'alimentazione a 230 volt ai nostri frutti, barra moduli, e poi dopo con i tre fili andremo a comandare la tapparella. Possiamo anche collegare direttamente, quindi realizzare un impianto ibrido, perché magari la struttura è già esistente, il filo ce l'abbiamo, perché non utilizzarlo, inserendo il nuovo BR12M, ossia il 54548118 per chi mastica i codici Yokis, andiamo a realizzare quel comando centralizzato filare senza utilizzare il famoso R12M che andavamo a utilizzare con un contatto pulito liberamente. Espansione, quindi si ottiene anche qua massima, quindi sfruttando tutte le peculiarità le caratteristiche di Yokis, quindi immaginando di avere i nostri moduli tapparella, ok, vediamo già anche una cosa, volevo anche anticiparvi, che qua nella parte superiore c'è proprio una linguetta dove c'è scritto connect. Questo già vi dà un'indicazione sulle possibilità di programmazione, quindi vedremo, come abbiamo anticipato, che la programmazione effettivamente è comoda farla attraverso il tablet, ma magari c'è anche, manteniamo anche una modalità più smart, più easy. Oltre al comando centralizzato filare, quindi grazie all'integrazione radio, possiamo utilizzare telecomandi portatili, ma anche il nuovo AVE2BP che permette appunto l'attivazione di apertura e chiusura con la programmazione radio del modulo stesso. Quindi l'espandibilità di le Smart Reach, oltre all'alimentazione stessa, oltre al carico collegabile, la possiamo fare con sia una centralizzazione filare se ci interessa, ma soprattutto con la compatibilità con tutti i trasmettitori radio presenti all'interno dell'ecosistema, quindi dal classico telecomando ma anche dai comandi radio. Ad esempio nel V-Modo, il modulo da 7 pollici, il monitor da 7 pollici, abbiamo due comandi radio già integrati, quindi già un trasmettitore integrato in questi due pulsanti. Vediamo un attimino una cosa che ha detto anche Daniele che all'interno della confezione del nostro modulo, oltre a trovare il nostro modulino già pronto all'uso con i due copritasti nel caso del comando doppio o con comando singolo nel caso dell'MTR, ci sono i due copritasti bianchi già montati. A corredo della confezione comunque troviamo i relativi copritasti nella finitura antracite. Come vedete, in pochi semplici passaggi, senza gestire un secondo codice, quindi anche per un distributore ma anche per voi installatori stessi, con un unico codice potete gestire la serie civile bianco opaco oppure antracite opaco. Con un semplice cacciavite andiamo a staccare il copritasto bianco e inserire quello nuovo antracite veramente in pochi semplici passaggi, quindi senza veramente operazioni invasive. A questo punto direi che possiamo vedere una cosa molto importante. Questa slide volevo proprio far vedere, mostrare la differenza tra l'utilizzo di un modulo attuale Yokis universale compatibile con qualunque serie civile con
con i moduli invece integrati gli smart switch all'interno della serie NEA. Questo è un cablaggio standard, ad esempio, per un modulo tapparella, dove abbiamo praticamente il comando centralizzato con pulsante doppio, il comando di salita e discesa, con l'accessorio R12M che mi permette di discriminare sul filo pilota il comando appunto di up and down, quindi di salita e discesa. È necessario normalmente, quando si realizza una centralizzazione, inserire anche un diodo sul filo pilota di 600 V che fa sì che il comando singolo non possa andare a comandare altre tapparelle. Infine, in questo caso ho voluto inserire un modulo DIN, ok, giusto per chi non ci conosce, almeno ha una panoramica ampia, che ricordo, questo modulo DIN, versione DIN, ok, è quel modulo che è compatibile sia con tapparelle a 230 volt, ma soprattutto la possibilità, avendo un comune d'ingresso, di pilotare tapparelle anche con 12-24 volt. Quindi è sufficiente portare l'alimentazione a 12 e questo modulo diventa effettivamente un modulo tapparelle per tapparelle a 12 o 24 volt. Adesso invece voglio vedere come si realizza un impianto invece utilizzando gli smart switch. In questo caso, con il nostro nuovo modulo MBR500 EBPR, lo andiamo a alimentare, andiamo a collegare la nostra tapparella e in questo caso mostro quello che è magari la centralizzazione realizzata in maniera filare. Non usiamo più l'R12M, non è più necessario utilizzare il diodo in quanto sono già presenti all'interno dei moduli e quindi veramente collegando tre fili 3, due di alimentazione filo pilota, abbiamo realizzato veramente un impianto smart. Con la possibilità comunque di sfruttare quelli che sono tutti i telecomandi dell'ecosistema Yokis, che sono quindi il nuovo trasmettitore smart a 230 volt, quindi che non richiede manutenzione per la sostituzione della batteria, oppure utilizzare un monitor connesso to voice, IP, che già integra o dei comandi radio o l'applicazione, oppure il nostro classico telecomando portatile a batteria, che quindi lo possiamo veramente utilizzare come più ci piace, o più anche come forse un portachiavi, essendo dotato di questo ring dove possiamo agganciarlo e dimenticarlo in giro. Quindi questo è proprio per, tra virgolette, mostrarvi la versatilità del nostro sistema Yokis. Io farei vedere a questo punto come si programmano i moduli, a meno che tu, Daniele, non voglia magari fare un sondaggio oppure approfondire qualche ulteriore questione. Ecco, volevo farti far partire il terzo sondaggio. Ah, ok, perfetto, sì. Allora, con i nuovi smart switches, se usati in modalità filare, è sempre necessario utilizzare gli accessori R12M e D600V? Ricordo sempre di selezionare una sola voce. Sì, ma solo per le centralizzazioni. Sì, in ogni caso. No, in quanto sono integrati nei nuovi moduli. Lasciamo qualche secondo di tempo per rispondere. Assolutamente. Quindi vedo che già stanno rispondendo quasi tutti. Oltretutto mi fa piacere che vedo che il numero di partecipanti sta aumentando, nonostante l'ora, ancora le belle giornate si stanno allungando, vedo che i partecipanti sono numerosi, quindi già vi ringraziamo già fin d'ora. Direi Giorgio, che possiamo anche chiudere il sondaggio, ok, vediamo un attimino i risultati. Hanno risposto. Bene, il 95% ha risposto correttamente, quindi no, in quanto sono integrati nei nuovi moduli, come ci ha fatto vedere nelle slide precedenti, quindi ottima risposta comunque. Bene, bene. Bravi. Possiamo andare avanti allora, Giorgio. Sì, grazie Daniele, quindi insomma il messaggio quindi è passato, quindi stiamo diminuendo il numero di accessori necessari, quindi utilizzando la nuova serie NEA di smart switch, quindi di comandi connessi, andiamo anche a eliminare, ridurre il numero di accessori necessari. Vediamo un attimino, a questo punto abbiamo realizzato i nuovi comandi connessi, vediamo come andiamo a programmarli. Quindi come si programmano gli smart switch? In questo caso abbiamo il nostro modulo relè, ok, 545481 oppure l'MTR 1300 EBPR. Come lo andiamo a programmare? Occorre un tablet con la chiavettina YoKey e l'app installatore. Quindi con un semplice tablet Android, con l'applicazione gratuita dedicata all'installatore Yokis Pro, quindi liberamente scaricabile, possiamo andare a, tra virgolette, realizzare, programmare, gestire un nostro impianto smart. Quindi possiamo andare a disegnare fisicamente la mappa del nostro appartamento, ok? Possiamo andare ad aggiungere i nostri modulini,
ma soprattutto quello che veramente ci semplifica e facilita il lavoro dell'installatore è la programmazione del singolo modulo. Quindi, ad esempio, in questo caso il nostro modulo attuatore, quindi MTR 1300, l'abbiamo battezzato come comando luce, e a questo comando luce possiamo andare a specializzarlo a seconda di quello che ci serve. Quindi potremmo impostare che funzioni in modalità impulsiva, quindi se accende in mezzo secondo, se fosse collegato a una centralina di automazione, potremmo oppure andarlo a inserire in un sistema di temporizzazione, quindi inserito in un corridoio, voglio che rimanga accesa la luce per un minuto, dopodiché deve spegnersi in automatico. Abbiamo la possibilità di inserire ulteriori funzioni come il preavviso di spegnimento, quindi la temporizzazione può essere in secondi e minuti, quindi possiamo avere che c'è un preavviso di spegnimento e quindi possiamo rilanciare la temporizzazione in modalità retrigger e riparte quindi il tempo preimpostato. Possiamo anche effettuare della programmazione a pressione prolungata, che praticamente significa che il mio modulo relè segue la funzione del pulsante. Per tutto il tempo in cui ho premuto il pulsante il relè rimane chiuso, appena rilascio il relè si apre. Quindi tutte queste funzioni posso abilitare la memoria in caso di assenza rete, posso abilitare la modalità lampeggiante, scusatemi. Nel caso in cui ho effettuato le programmazioni, c'è qualcosa che non mi quadra, possiamo effettuare in ogni momento anche il reset del modulo alle impostazioni di fabbrica. Ma soprattutto il tablet ci permette di cosa? Di sfruttare appieno quelle che sono le caratteristiche di un modulo IOKIS, ossia la possibilità di realizzare un bus radio, e la prerogativa del bus radio è quella che ci permette di creare delle centralizzazioni, quindi gruppi di luci, gruppi di tapparelle che scattano in contemporanea, ma soprattutto ci permette di sfruttare la funzione di ripetizione, quindi ogni modulo IOKIS a 230 volt può essere considerato come ripetitore, quindi con una distanza in campo aperto da un modulo e l'altro fino a 250 metri. Grazie a questa funzione di modalità repeater, che è nativa in tutti i moduli, possiamo realizzare veramente impianti con grandi estensioni, purché sia a portata radio. Come per quanto riguarda il modulo relè, anche il modulo tapparella, come andiamo a programmarlo? Nella stessa modalità, quindi andiamo a utilizzare il tablet, nella sezione piante moduli andiamo a disegnare la nostra mappa, andiamo a posizionare il nostro modulo tapparella, e nel momento in cui andiamo ad andare a fare tap sul modulino possiamo realizzare delle ulteriori affinamenti di funzionamento, perché ricordo che il modulo già nasce funzionante, quindi nel momento in cui collego un modulo tapparella, nel momento in cui lancio il primo comando già lui si setta i fini corsa superiore e inferiore. Ma qua possiamo anche andare ad aggiungere ulteriori funzioni, quelle che sono la coppia. Quindi nel momento in cui andiamo a inserire il mio modulino collegato a una tapparella dove c'è il motorino che forza, richiede una coppia più forte, possiamo andare a selezionare, aprire il menu, andare coppia forte. Possiamo andare a attivare o meno il movimento in senso inverso, ma quello che possiamo anche andare a fare un modulo tapparella e fare l'inversione logica del comando di salita e discesa. Mi sono accorto che ho collegato all'incontrario il comando di salita e discesa, quando premo su in realtà va giù e viceversa, non c'è bisogno di scablare l'impianto, ma con un semplice comando di inversione logica andiamo a fare l'inversione logica del comando. E anche qua, sfruttando attraverso il tablet la possibilità di costruire un bus radio per realizzare appunto centralizzazioni multiple. Oltre che la programmazione dei moduli, diciamo, relè, possiamo andare a programmare nella stessa modalità anche i trasmettitori radio. Nella stessa maniera, quindi aprendo il nostro tablet, nella sezione a questo punto non più piante moduli ma punti di comando, abbiamo la possibilità di andare a programmare tutti i punti di comando radio presenti all'interno dell'ecosistema IOKIS, che per chi ci conosce possono essere dei telecomandi portatili, dei telecomandi a muro, dei trasmettitori d'incasso, ma sono stati integrati anche gli attuali apparecchi connessi, quindi questi trasmettitori radio. Quindi ricordo che oltre ai comandi connessi possiamo trovare i trasmettitori radio integrati nel monitor, ma lo stesso termostato è considerato un trasmettitore perché può andare a pilotare un relay caldaia magari lontano e quindi dove non possiamo arrivare col filo. A livello di programmazione, una volta che abbiamo selezionato il nostro modulo, possiamo andare ad associare ogni singolo canale, perché in realtà è vero che è un comando, ma in realtà è un canale radio, possiamo andare a specializzarlo, a dargli una funzione.
in questo caso è un punto luce, io voglio che comunque il comando vada a fare l'alternanza di accensione e spegnimento dell'illuminazione cucina. Se fosse un modulo dedicato alla tapparella, io voglio che col comando superiore faccio apertura stop, magari con quello inferiore faccio chiusura stop. Effetto la selezione, dopodiché con la programmazione trasferisco la programmazione che sto facendo sul tablet attraverso la chiavetta direttamente nei moduli radio, in maniera veramente, veramente semplice. Quindi il tablet è veramente uno strumento che ci permette di programmare in maniera dettagliata i nostri moduli. Sì, Daniele? Giorgio, posso? Sì, vogliamo lanciare il quarto sondaggio? Sì, direi di sì, volentieri, così vediamo se stiamo trasmettendo allora, correttamente le informazioni. Tramite la Yogis Pro ho sempre la possibilità di modificare le impostazioni di un impianto Gonino? Sì, sempre. No, non è possibile. Sì, ma solo se sono stato autorizzato dal proprietario. Ricordo, come sempre, la possibilità di rispondere ad una sola voce. Vediamo, stanno rispondendo ancora qualche secondino. Sì. Ok, direi che sì, hanno votato. Vai, praticamente già tutti, direi che possiamo chiudere il sondaggio. Ok, perfetto, e commentarlo okay. Insieme. Diciamo il 79% ha risposto correttamente, sì, ma solo se è stato autorizzato dal proprietario. Ricordo perché il proprietario è, diciamo, scusate la ripetizione di parole, è il proprietario dell'impianto, quindi sarà lui che condividerà, in gergo viene detto, il mazzo di chiavi all'installatore, che potrà entrare nel suo impianto, fare le modifiche appropriate, e una volta che l'installatore chiuderà l'impianto, non potrà più accedere fino ad una nuova autorizzazione da parte del proprietario. Quindi corretta la risposta numero 3. Assolutamente. A questo proposito volevo farti una domanda, se è possibile. Sì, assolutamente. Riguardo appunto il tablet, ma è indispensabile il tablet e la YoKey per la programmazione degli smart switch? Che ovviamente di tutta la gamma a parte Yogis? Questa è una bella domanda, che effettivamente penso che possa essere utile a tutti la risposta. Diciamo che allora il tablet con la chiavettina YoKey è sicuramente uno strumento veramente utile e veramente ci permette di realizzare velocemente impianti anche molto complessi, ma in realtà non è l'unica modalità di programmazione, anche perché è vero che se devo realizzare un impianto veramente grande con un certo numero di moduli, col tablet veramente lo realizziamo in pochi istanti. Però ci siamo anche messi nei panni magari dell'installatore, del manutentore che deve aggiungere un modulino, viene chiamato all'ultimo, vuole effettuare una modifica e quindi non ha il tablet dietro, non è che non può intervenire, deve perdere tempo. E quindi no, anzi, ogni singolo modulo, Yokis, può essere anche programmato in modalità manuale. Quindi non è assolutamente obbligatorio un tablet, anche se utile, ma lo possiamo anche programmare direttamente dai moduli stessi. Ad esempio, in questo disegno facciamo vedere che c'è un trasmettitore, quindi in questo caso il nuovo trasmettitore radio, abbiamo il nostro ricevitore e attraverso la pressione dei pulsanti presenti a bordo possiamo andare a che cosa? Ad associarlo. In questo caso la sigla che trovate qua significa che se io premo per 5 volte su questo pulsante, lui entra in modalità programmazione. Nel momento in cui io mi sposto sul modulo ricevitore, vado a premere il tasto Connect, realizzo l'abbinamento tra questo pulsante e questo ricevitore. Quindi questo ricevitore, oltre a essere comandato dal pulsante a bordo, sarà anche comandato dal trasmettitore radio. Quindi io senza tablet ho associato in modalità basica, quindi come esce di default, quindi on off, il mio comando relay. Ma allo stesso modo io posso anche configurare il modulo, perché io magari ho la necessità di inserire ulteriori funzioni. In questo caso faccio un esempio, abbiamo il nostro modulo tapparella radio, ma questa regola vale per tutti i moduli, l'MVR500 e BRP. Se io effettuo e posso entrare in programmazione direttamente sul modulo, quindi c'è una sequenza in cui io con 23 pressioni entro nella programmazione, dopodiché con un certo numero di pressioni vado a specializzarlo. Quindi io l'ho collegato
con un motore tapparella, mi dà dei problemi con i fine corsa perché c'è qualche problema, o magari il controllo di coppia, io posso andare ad aumentare il controllo di coppia, escluderlo o disattivarlo e far lavorare magari solamente i fine corsa meccanici del modulo. Quindi c'è tutta una tabella presente dove con il numero di pressione, a questo punto non è necessario collegare un pulsante esterno, ma agendo direttamente dal pulsante di bordo vado a specializzare il mio modulino. E questa cosa avviene sia col modulo tapparella, ma soprattutto col modulo relè multifunzione, che posso trasformarlo da relè impulsivo, modalità bistabile oppure temporizzazione. Ma nello stesso modo io posso realizzare che cosa? Anche la creazione del bassa radio. Quindi nella stessa modalità io posso utilizzare la funzione di ripetizione, quindi creare un bassa radio. Come? Io sul mio primo modulo vado a premere il tasto connect sul primo modulo, ripremo il tasto connect sul secondo, ho realizzato un bassa radio. Ripremo nuovamente connect su questo, ho proseguito il bassa radio e ripeto l'operazione per tutti quanti i moduli presenti nell'impianto. In questa modalità veramente veloce posso aggiungere dei moduli e aumentare la potenza, diciamo, del bassa radio, perché aggiungo dei moduli ripetitori. Quindi in modalità veramente semplice e veloce, ecco. Direi che a questo punto il sistema Yokis, diciamo, sta implementando veramente un bel po' di funzioni. Quindi abbiamo integrato veramente che cosa? Abbiamo integrato le funzioni che sono tipiche dello smart home, quindi assistenti vocali, la possibilità di inserire delle telecamere, la possibilità di gestire anche le funzioni prioritarie di sistema antifurto, quindi attivazione, disattivazione, parzializzazione, e di conseguenza per forza a questo punto ci viene veramente comodo che cosa? Il nuovo catalogo 2022 dedicato a Yokis. Questo catalogo è uno strumento di lavoro utile sia per il commerciale che deve far vedere i moduli, ma soprattutto anche per l'installatore o il distributore di materiale elettrico che ha necessità di recuperare informazioni sui moduli. Quindi in realtà questo è un catalogo, ma anche uno schemario e un manuale di programmazione. Quindi abbiamo inserito all'interno del catalogo dedicato a Yokis tutte le informazioni del mondo Yokis. Fermo restando che Yokis è anche presente all'interno del catalogo generale, insieme alla videocelefonia, telefonia e quant'altro. E infine l'ultimo strumento, l'ultimo ma non meno importante, è il Promo Magazine. Quindi quello strumento che con periodicità di quadrimestrale facciamo uscire, e presso il quale, oltre alle informazioni di carattere economico, trovate anche le principali caratteristiche dei moduli Yokis. Direi che stiamo volgendo, diciamo, al termine del nostro webinar. Vedo che ci sono arrivate molte domande, alcune siamo riusciti a rispondere. Non so se hai trovato qualcosa di interessante da condividere. Sì, Giorgio, guarda, più di qualcuno ci chiede, nelle slide abbiamo fatto vedere delle telecamere di controllo che possono essere integrate nell'applicazione Ino. Quindi magari se vogliamo sapere quali sono questi tipi di telecamere che possono integrare. Certo. Perfetto, allora diciamo che attualmente ad oggi, proprio per la modalità di funzionamento, abbiamo integrato quelle che sono le telecamere della gamma Smart. In questo momento sono una telecamera da interno, che è la telecamera Cube, la 1099/209, quindi quella piccolina da interno, che ricordo che è dotata di microfono altoparlante, quindi in realtà dalla mia applicazione Yokis posso già anche inserirmi in audio, è dotata di una slot per un SD, quindi dove possiamo inserire una memoria per registrare delle immagini, e dotata anche di IR che permettono, quindi anche se inserita all'interno, di rischiarare una stanza che magari è buia. La seconda telecamera invece è una telecamera d'esterno in versione bullet, con una telecamera un'ottica varifocale 2,8 12 mm, quindi che permette quindi sia di inquadrare il complessivo di una stanza che andare oppure di un giardino, ma sia andare in lontananza, è dotata anch'essa di audio bidirezionale, la slot SD e soprattutto di 30 LED che permettono quindi di rischiarare l'abitazione. Quindi ad oggi sono due modelli. Bene, un'altra domanda che posso anche rispondere io, ci chiedono l'utente finale dalla Yokis Ino può personalizzarsi il proprio impianto? Sì, la risposta è sì, quindi l'utente finale può giocare, diciamo, con il suo impianto, quindi si può creare dei scenari, può modificarli e tutti in autonomia, e può quindi attivare tapparelle, temporizzazioni delle varie luci, insomma
può giocarci tranquillamente, quindi senza andare poi a modificare proprio la struttura dell'impianto, che se c'è da fare poi delle programmazioni particolari deve sempre interagire con l'installatore e dare, condividere, diciamo, l'impianto con l'installatore. Comunque sì, si può fare. Perfetto. Sì, anche perché comunque l'applicazione utente finale, quindi Yokishino, è un'applicazione che deve dare la possibilità all'utente finale di sfruttare al meglio le caratteristiche, di divertirsi, quindi anche, quindi sfruttare tutto ciò che è smart, quindi della propria abitazione, quindi oltre alle funzioni basiche o magari anche importanti che gli ha fatto l'installatore, può personalizzarsi a seconda delle proprie necessità, quindi anche una temporizzazione di un dim, di un relè, la luminosità di un dimmer e quant'altro, può personalizzare direttamente l'applicazione. Direi che siamo arrivati praticamente, se non ci sono altre domande, siamo arrivati, anche perché un'orettina abbiamo tenuto i nostri amici collegati. Quindi comincerei con ringraziare sicuramente anche te, Daniele, del supporto. Grazie. Durante questo webinar, ma soprattutto voglio ringraziare anche voi che ci avete dato fiducia partecipando a questo webinar. Mi auguro che sia stato di vostro gradimento, che sia magari fonte di ispirazione per magari nuovi progetti. In caso ci fossero dei dubbi, avete la possibilità sempre di contattare il vostro CT di riferimento per ulteriori approfondimenti. E a questo punto io direi che vi darei un arrivederci al prossimo webinar, che si terrà il 16 marzo 2022, sempre dalle 5:30 alle 18:30. Nel quale parleremo del nostro sistema videocitofonico IP Hypercom, ma soprattutto dei nuovi monitor IP che entrano a far parte della nuova gamma. Vi ringrazio ancora della partecipazione e mi raccomando, state collegati con Urmet. Arrivederci e buona serata. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci, grazie. Ciao a tutti.